San Gennaro, il sangue di un popolo. La Chiesa di Napoli, per mezzo della fondazione Fare Chiesa e Città, realizzerà a partire da settembre 2014 un denso programma di iniziative per esaltare e onorare la figura di San Gennaro, patrono di Napoli, in occasione della solennità liturgica del Santo e dell'aspicato evento prodigioso della liquefazione del suo sangue, dando così maggior risalto al suo legame con la città di Napoli e con la devozione popolare dei fedeli. Un frammento antico del nostro territorio diverrà un medium per rappresentare e rinvigorire una nobile tradizione fatta di comportamenti semplici e di principi che si tramandano con tutto il loro valore culturale. Nei paesi del Nord America, quelli dei latinoamericani, quelli dell'Australia e del Sud Africa. Si collegheranno in streaming alla comunità cittadina attraverso il sito www.sangennaro.eu. Le iniziative in programma saranno finalizzate a creare una community estesa intorno al Santo, riunendo in un evento religioso di straordinario impatto sociale luoghi geograficamente distanti ma accomunati da una profonda venerazione di San Gennaro. Grazie in particolare al sostegno economico della Regione Campania e della Camera di Commercio di Napoli, al supporto tecnico e organizzativo offerto dal Comune di Napoli, saranno poste in essere, oltre alle concete manifestazioni a carattere religioso, anche altri appuntamenti col mondo dell'arte, della musica e dello sport. Sta per iniziare qui la conferenza stampa di presentazione della nuova festa di San Gennaro, organizzata con la collaborazione della, social, della Fondazione Fare Chiesa e Città. E qui c'è il Monsignor Adolfo Russo, vicario episcopale per la cultura e presidente di questa associazione. Eh, grazie per essere venuti, penso che abbiamo da comunicarvi delle cose belle, perché per la prima volta quest'anno faremo una serie di iniziative che danno spessore e consistenza ad una festa che andava tramontando. Lo scopo nostro non è quello di fare una festa di piazza, perché ce ne sono tante e altri più di noi sono capaci di questo, ma è di dare proprio uno spessore culturale perché abbiamo pensato che San Gennaro e Napoli si corrispondono l'uno nell'altro, si ritrovano. E che sarebbe Napoli senza San Gennaro? Napoli è proiettato in San Gennaro se stesso. Quindi guardare San Gennaro significa guardare Napoli. E questo può essere, vuole essere, un avvio di un impegno per la città di Napoli per fare in modo che la città di Napoli divenga il centro di un'attenzione non solo nazionale ma anche internazionale stiamo riscoprendo in questi giorni che sono più napoletani all'estero che non a Napoli, in America, in Australia, in Brasile, c'è una comunità enorme e loro festeggiano San Gennaro più noi, noi ci siamo molto discuti, abbiamo detto come è possibile che San Gennaro riscuote all'estero una tale attenzione e Napoli no, e allora ci siamo dati una smossa di orgoglio, di napoletanità, proprio per questa connessione tra Napoli e San Gennaro e riscoprire San Gennaro significa riscoprire Napoli. Poi ascolterete, vedrete, c'è una serie di cose dove noi cercheremo di portare l'attenzione su Napoli perché Napoli divenga il centro, la capitale, non solo storica come lo è stato già, ma la capitale di una realtà più ampia che abbraccia eh, tante nazioni anche lontane da noi. E se guardate questo logo che abbiamo pensato per San Gennaro, Gennaro ha nel suo interno Napoli, vedete? Gennaro. Graficamente abbiamo voluto dare rilievo a questo Gennaro. Perché c'è Napoli nel suo DNA e poi c'è una goccia di sangue: il sangue di un popolo, perché il sangue di San Gennaro è il sangue di Napoli, è l'appartenenza a Napoli e quindi questa serie di iniziative che abbiamo messo in essere, che troverete sui cataloghi a livello culturale, sul livello dell'integrazione, ci sono delle bellissime iniziative che servono a rilanciare non solo San Gennaro che già ha fatto il suo, ma noi che dobbiamo rilanciare Napoli nell'oggi della nostra storia. Secondo lei San Gennaro cosa rappresenta per i napoletani e perché c'è questo fortissimo legame? Ecco appunto perché Napoli mano a mano ha proiettato su San Gennaro se stesso le proprie debolezze, le proprie attese, le proprie speranze nei momenti di difficoltà ma anche nei momenti di gioia. Il napoletano guarda San Gennaro e ritrova se stesso e se lo è immaginato, se lo è ricostruito. San Gennaro è uno che ha buttato il sangue per la sua gente e quindi è uno stimolo per dire che se Napoli vuole Ritrovare se stessa, la propria dignità, il proprio decoro è necessario che i napoletani si impegnino come ha fatto San Gennaro, fino vorrei dire alla testimonianza estrema del sangue per ridare a Napoli una dignità, un decoro e uno spessore che è un po' perduto negli ultimi tempi. Monsignore, una piccola anticipazione di un evento, di una manifestazione che si terrà per in onore a San Gennaro. Bene, sono tante. Ci saranno dei convegni anche coinvolgendo l'università. Ci sarà una grande kermesse eh, dove abbiamo coinvolto centinaia e centinaia di ragazzi che verranno, suoneranno, canteranno per San Gennaro. Abbiamo coinvolto il mondo dello sport, il mondo dell'università, il mondo dei ragazzi, il mondo della solidarietà perché ci sia questa idea no? che non è di alcuni: San Gennaro, in particolare per esempio abbiamo voluto lanciare anche questo messaggio che oggi Napoli è dei napoletani ma è aperta anche a quelli che non sono di Napoli ma che vivono a Napoli. Noi vogliamo che l'identità eh, di Napoli eh, sia sentita anche da quelli che vengono dal di fuori, quindi faremo per esempio un concerto in cui eh, alcuni amici Porteranno avanti questo messaggio di inclusione sociale, di inclusione territoriale. Quindi, sostanzialmente, questa festa è rivolta ai napoletani alla riqualificazione del territorio e al loro legame con il loro santo patrono. Ecco benissimo che Napoli possa ritrovare il proprio cammino e San Gennaro, che è sentito così vivamente lontano da Napoli, possa essere lo sprone, perché Napoli riprenda il suo cammino di civiltà. A Caccia di Sorrisi è un urban game, è un evento che vuole tenere insieme persone con disabilità, che è la prerogativa dell'Unitalsi che va all'Urd accompagnando persone disabili, eh, la città con la voglia di valorizzare le diversità nel, con l'idea che attraverso il gioco ogni barriera può essere abbattuta e cercando di valorizzare il gruppo, la squadra. Ci saranno delle prove divertenti attraverso video, foto, eh, ne racconto una per, per dare un esempio, eh, una catena umana, una squadra dovrà coinvolgere quante più persone, quindi relazioni, persone eh, del, del popolo, saremo sul lungomare di Napoli e le coinvolgeremo e la squadra che avrà raccolto quante più persone, la catena quanto più lunga che, eh, possibile, quella avrà. Uh, la prova uh, fatta, quindi superata, e uh, l'idea è il gioco, uh, tutti insieme senza diversità, e l'inclusione è il tema che noi vogliamo uh, affermare, portare, far passare trasversalmente uh, senza, con, con serenità, con renderlo fluido. Questo è il nostro obiettivo. Quando si terrà a caccia di sorrisi? Uh, sul lungomare di Napoli il 20 settembre, dalle 10 l'iscrizione è aperta a tutti. Tutti possono iscriversi uh, su www.accacciadisorrisi.it. La, la manifestazione è aperta a tutti, organizzata per l'Unità Alzi. Noi siamo nel, uh, nel programma delle festività di San Gennaro perché uh, siamo a Napoli, vogliamo essere aperti alla città. L'attività di pellegrinaggio dell'Unità Alzi è un'attività che rimane la nostra centrale uh, attività, ma sicuramente il nostro cammino di fede si vuole aprire a tutti gli ambiti e a tutte le parti della nostra città. Le altre attività dell'Unitalsi ne abbiamo tante, noi abbiamo delle case eh, di eh, permanenza di alcune persone disabili, abbiamo un progetto molto importante allo studio sul dopo di noi. Eh, ovviamente l'incontro con tante persone disabili ci porta a preoccuparci, a condividere la preoccupazione delle famiglie di persone di figli con disabilità che eh, domani Uh, probabilmente la, gli, gli eventi della vita li porteranno a rimanere soli. Uh, che cosa succederà di queste persone? Siamo, uh... Portando allo studio la possibilità di un fondo che possa eh, dare possibilità alle famiglie di pensare a un futuro per i loro figli eh, un domani, attraverso tanti volontari che, nell'Unità, donano la loro vita, parte della loro vita con tanta gioia, e tutto questo è fatto sempre con un grande entusiasmo, con la voglia di divertirsi e di vivere con profondità la nostra vita. Abbiamo la percezione di un'idea strategica del turismo e beni culturali e con la legge approvata in queste ore il turismo religioso, il turismo diventa strategico quando si riesce ad avere tutte le declinazioni che qui in Campania abbiamo, dal balneare al termalismo alle bellezze culturali, archeologiche, monumentali. Ma Soprattutto quel turismo religioso che noi non abbiamo mai messo in campo come logica sistemica. È un evento della festa di San Gennaro, un evento che riesce ad arrivare oggi non solo ai confini della città, della nostra regione, ma ai tanti campani nel mondo. Poter vivere i campani napoletani di prima e seconda generazione queste emozioni che gli sono state trasmesse dai genitori molto spesso è un momento che esalta la nostra cultura di fare sistema ma esalta anche le nostre tradizioni, le nostre bellezze e non poteva mancare un evento straordinario come la festa di San Gennaro che sia occasione di turismo e di sviluppo nel mondo Intanto bisogna dire che San Gennaro Oltre che essere un santo rappresenta anche l'immagine, l'eroe di un mondo che è a metà tra il paganesimo e il nostro cattolicesimo, quindi abbraccia la curiosità di una fascia molto più ampia di quella che è solamente quella religiosa. E questo non per far torto a San Gennaro, ma San Gennaro rappresenta per noi effettivamente l'effigie di tutto quello che è la napoletanità, nei contrasti più forti. Che San Gennaro dovesse essere celebrato era una cosa naturale perché noi abbiamo sempre celebrato San Gennaro, ma che San Gennaro potesse diventare veramente un veicolo di grande diffusione di quella che è la nostra cultura abbiamo già provato a farlo con le mostre di San Gennaro che abbiamo portato con grande successo e grande riscontro a Parigi e nel resto del mondo. Quindi significa che ha una pill autonomo straordinario, ma ripeto perché non è confinato solamente alla schiera e all'amore che portano i, i cattolici osservanti e i napoletani in particolar modo che vedono in lui il santo Salvatore, quanto a tutta una cornice di persone che hanno delle tradizioni. E noi, Regione Campania, siamo forieri di grandi considerazioni culturali. Bene, San Gennaro le incarna tutte quante. Un fatto importante, religioso, ma che è così incarnato nella nostra tradizione storica, che è diventato un fatto culturale. Nell'essere un fatto culturale è anche un fatto turistico. Non a caso, nel calendario diffuso di iniziative importanti, vorrei sottolinearne due in particolare: la diretta streaming. È una diretta che ci terrà come dire, Napoli e il suo palcoscenico rappresentati in tutto il mondo, quindi una grande iniziativa anche di forte valore mediatico e quindi anche di forte valore turistico. In più di San Gennaro Dei ci sarà anche un momento nel quale i vari centri commerciali definiranno e sceglieranno alcuni negozi commerciali che si sono particolarmente distinti, non ricercando necessariamente il negozio del top, dell'eleganza, che come dire, già tanti e meritati riconoscimenti ha avuto, ma roba come dire, più incarnata in un territorio vissuto e che quindi sarà anche un momento importante per valorizzare gli aspetti commerciali di una città che con questa iniziativa si ripropone come una città viva, vivace, che sotto l'alto magistero del cardinale sepe vuole farsi conoscere nel mondo per questa sua tradizione ma insieme a questa per questa sua vocazione religiosa ma insieme a questa anche per le mille valenze commerciali, imprenditoriali e turistiche. Sì, è una festa che deve partire sempre comunque da questo evento eccezionale che è la liquefazione del, del sangue, però non può rimanere qui perché deve essere festa di un popolo. Noi Volutamente abbiamo voluto intitolare Sangue di un popolo, cioè questo gennaio, qualcuno che al di là anche della credenza, della devozione, qualcosa che, qualcuno che è sceso, è nel cuore, nel, nel sangue del nostro popolo. E allora qual è stata la preoccupazione principale? Quella di far sì che fosse anche una festa di popolo, cioè che il popolo diventasse protagonista di questa festa. Quindi non solo limitata all'evento che celebreremo e che avrà una ripercussione enorme perché in streaming noi ci collegheremo con Australia, America del Nord, Canada soprattutto, con Stati Uniti soprattutto New York, ma anche con Sudafrica e con l'America Latina. Cioè San Gennaro dal, da Napoli diventa la capitale per coinvolgere tutti coloro che sentono una devozione verso questo santo, perché mi scrivono tanti che hanno le chiese, che hanno delle realtà dedicate al Santo, ma che però avevano perso qualsiasi collegamento poi con, con, con Napoli in qualche modo. Allora questa quest apertura anche internazionale diciamo e poi un'apertura al popolo che prende tutti, ecco, eh, dallo sport per cui ci sarà una maratona che parte dal Duomo e arriva alla, a, a Lungomare, poi la stessa Unitalsi che fa una giornata dedicata ai portatori di handicap che possono giocare, comprende anche i, 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 le varie nazionalità presenti a Napoli, i Rom e le altre nazionalità che faranno delle loro rappresentazioni, ma anche eh, realtà di... Eh, grosso calibro diciamo culturale tipo lo stesso San Carlo e l'università sull'Urso del in Casa, noi il 20 ottobre faremo un approfondimento sulla figura storica di San Gennaro, qual è la realtà storica di questo personaggio. Eminenza. E poi la realtà anche antropologica, il culto di San Gennaro e l'arte. Che viene dedicata a San Genaro, cioè praticamente ci sono un po' tutti quei settori che costituiscono la realtà della nostra eh, napoletanità che verranno non solo invitati, ma chiamati a, a partecipare e quindi a essere protagonisti di questa festa.